Finita ufficialmente la stagione con l'amarezza per l'eliminazione ai rigori nelle semifinali playoff per mano del Siena, è arrivato per il Catania il rompete le righe a Torre del Grifo. Se da un lato per i giocatori scatteranno le vacanze, lo stesso non può dirsi per la dirigenza impegnata a pianificare la prossima stagione. La prima decisione da prendere riguarda l'allenatore. Cristiano Lucarelli ha dato la propria disponibilità a restare alla luce di un altro anno di contratto, ma la D Lo Monaco sembra propenso a cambiare, senza per questo smantellare un gruppo che arrivato al secondo posto sfiorando la finale playoff. Si starebbero seguendo due tecnici d'esperienza per puntare con decisione alla promozione diretta. Per Lucarelli potrebbero aprirsi le porte della Serie B. Il Pescara lo segue da tempo, alcuni senatori resteranno, altri andranno via. I punti fermi sono Pisseri, Aia, Biagianti e Lodi. Rizzo e Caccavallo torneranno rispettivamente alla Salernitana e al Venezia, visto che per entrambi c'era l'obbligo di riscatto solo in caso di promozione. Esposito tornerà per fine prestito al Crotone. Non verrà rinnovato il contratto a Mazzarani e Martinez. Quest'ultimo ha già salutato Catania attraverso un messaggio su Instagram. Bogdan e Barisic, risultati tra i migliori, potrebbero essere ceduti al miglior offerente. Dovrebbe andare via Ripa, mentre Curiale va verso la riconferma. Intanto la società rossazzurra, mediante il proprio sito web, ha voluto ringraziare i tifosi definiti la forza del calcio Catania. Durante la stagione sono state ben 226.215 le presenze al Massimino. La gara più seguita di tutta la Serie C è stata Catania-Trapani con circa 19.000 spettatori. Tra campionato e playoff la media di presenze per incontro sfiora quota 11.000, numeri che confermano la grande passione per la maglia rossazzurra, nella speranza che l'anno prossimo sia quello giusto per il salto in Serie B.